Bentornati sul canale di Devi. Ragazzi, oggi andiamo a vedere un bombardiere sovietico pesante, il Petlyakov 8M82. Questo bombardiere è completamente sbloccato, quindi lo possiamo giocare al massimo della sua potenza. Vediamo le sue caratteristiche. Era a 3, livello di combattimento 4.3. Avremo torrette difensive con calibro da 20, da 12.7 e con quelle da 7.62, velocità massima 422 km orari, ad altitudine 5.900 metri, quota massima 10.500, tempo di rotazione 36 secondi, tasso di salita 7.2 metri al secondo. Questo bombardiere possiede la bomba più grande in assoluto di War Thunder, ovvero la bomba da 5.000, eccola qui. Ragazzi, direi che ci siamo. Andiamo a vedere un po' di azione con questo bombardiere, sia con le torrette che con la bomba più grande del gioco. Andiamo in partita. Sto per sganciare la bomba più grande del gioco sopra la base nemica. Giusto per capire di cosa sto parlando, ecco la bomba enorme. Eccola là. Vediamo rapidamente anche l'interno del bombardiere per capire cosa stiamo pilotando. Ok, dovremmo essere pronti. Abbiamo la base ormai a portata di tiro. Ci siamo Abbiamo quasi. preso l'iniziativa. Vai, 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 vai. Una scampo. Una è più che sufficiente. Via! Guarda com'è grande, 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 grande. Volevo dire grossa, grande. Volevo fare un mix delle due parole. Beh, io direi di seguirla fino in fondo, dai. Siamo pronti all'impatto? Fantastico! Ho poco margine di manovra perché l'aereo è davvero molto grande e la pista è davvero molto piccola. Però dovrei farcela. Buono, 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 buono così. Piano, 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 piano. Ok, perfetto. Ecco come far atterrare il bombardiere in tutta sicurezza. Ce l'abbiamo fatta. La pista è davvero piccola. È davvero piccola, però anche nella discesa comunque la velocità con i flap da combattimento era sui 400 km e non usciva il segnale di pericolo, casomai si rompevano. Quindi devo dire che mi sono sorpreso, devo essere sincero. Tra poco vedremo la bomba distruggere la base. Adesso, buona così. Aspetta perché arriva un SB2C. Non so cosa intende fare sinceramente. Ci prova sul serio? Sei sicuro? Ricarichiamo. Olio perdita. Male. Vai adesso con tutti i cannoni. Ricarica, mi ricarica, ok. Ha problemi al sistema di raffreddamento dell'olio. Infatti lascia, lascia, lascia. Abbiamo preso Sta l'iniziativa. lasciando. Però io sinceramente vorrei continuare a darti la caccia. Non so se il concetto è chiaro. Occhio! Hai il colpo. Eh no, siamo lontani, siamo lontani.
Però penso che l'abbia sentito, eh. Noi abbiamo solo una perdita all'olio del motore 4. Direi di tornare indietro. Uno scontro davvero incredibile. SB2 contro il mio bombardiere. Ok. Occhio che arriva. È senza motore. È senza motore. Mi sa che senza motore ho visto che ha dei problemi molto molto seri. Noi stiamo perdendo olio su due motori, però possiamo ancora volare. No, mi sa che i motori li ha ancora funzionanti tutti e due, però mi sembrava, Rallentiamo così si avvicina. Un colpo. Ok, dai. Arriva anche l'F4. Siamo un po' lontani. Arriva l'F4, arriva. L'F4 potrebbe essere un problema. Effettivamente. Adesso con World Warships sta già sparando qui. Meno male che ha una brutta mira. Alle 12.7. Aspetta. Ok. Vorrei distruggere l'SB perché comunque lui ha dei problemi molto seri. Noi abbiamo ancora la possibilità di volare. Aspetta, perché forse il motore è andato. Eh già. No, dai, non dare fastidio, F4. No, dai, mi ha dato fuoco. Guarda un po' la sfiga. Il motore che già andava male. Che sfiga. E qui non posso fare niente, devo semplicemente sperare che il mio motore non vada. Ma dai, ma è una gioia incredibile, ma è una gioia. Stiamo dominando. Apertura vanno bombe, perché non bisogna scordarsi che si deve aprire. Anche se, sinceramente, la bomba non è effettivamente nel vano bombe, sta semplicemente attaccata ai supporti, quindi non c'è niente da aprire. Comunque sia. No, perché una volta sono capitato che ero sulla base e non riuscivo a sganciare la bomba, semplicemente perché appunto non avevo schiacciato il tasto X. Allora, vediamo un pochino. Spitfire, P51. Lo Spitfire lo vedo molto convinto. Convinto lo vedo. Attenzione perché i danni sono tanti, eh. P51 va via. Arriva l'altro Spitfire. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, dai. Abbiamo subito un bel po' di danni, però anche noi abbiamo fatto qualcosina. Quello Spitfire alla fine ha solo un motore, noi ne abbiamo quattro, quindi possiamo resistere. Torniamo alla base però. Vai, vai, ritorno, ritorno. Stiamo avendo problemi su entrambi i motori di sinistra. Ok, uno si è fermato. Sì. Attaccate il nemico! Oh, mi spara! Houston, abbiamo un problema. È anche serio. Siamo con tre motori. Oh, cavolo. Una kill è andata.
problema sarà tornare alla base, perché l'aereo ha subito dei danni molto molto seri. Abbiamo perso anche una parte, direi, molto importante dell'aereo, del nostro bombardiere. Sarà un miracolo tornare alla base. Diciamo che la ruota tecnicamente sarebbe forata, però il carrello questo qui dovrebbe funzionare. Allora, siamo a 273 km. Ok, stiamo per perdere un motore, massima potenza. La base di Bravo è più vicina però. No, devo andare su Bravo, devo andare su Bravo. Base principale è troppo lontana. Bene, 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 bene. Sarà un'impresa davvero, ragazzi, veramente. Oh cavolo, siamo con due motori. Anche con il web non ce la facciamo a rimanere su. Tra poco siamo con un motore. Ci sono troppi alberi, ci sono troppi alberi. Che miseria. No, con un motore è impossibile. Siamo lontanissimi però, il problema è che non sono allineato, quello è il problema. Cioè l'intero sforzo è su un solo motore. Carrello giù. Peccato che non sono allineato, perché si poteva anche fare l'atterraggio. Il problema è che non ho proprio la... Devo atterrare come capita. Dai, dai. Qui più a destra. Dovevo essere semplicemente allineato e si poteva fare. Cavolo. Andrò abbastanza lungo. No. Ok. Non so come sono atterrato. Però diciamo che l'aereo... Sono rimaste poche parti dell'aereo, questo è poco ma sicuro. Quello di fronte a me è un B-25. Vediamo cosa intende fare. Lui tecnicamente potrebbe anche provare ad attaccarmi con le 12.7, con le mitragliatrici. Vediamo, dai. Dai, non scappare però, L'importante è che vieni. Guarda, guarda, non viene, non viene. Colpo. Incredibile, non viene. Lo andiamo a prendere. Non è possibile che scappa questo B-25. Solo che è troppo veloce per me. Porca miseria. Vediamo se lo becco. Ma non scappare, che gusto c'è? Non serve a niente. Non si diverte nessuno così. Vabbè, adesso fa cose strane.
quello fa male, quello fa male, quello fa male, quello fa male. Colpo. Ah, ti vuoi mettere dietro? Vabbè, ci stavi già dietro prima, di sicuro di stare dietro. Una kill per Devi, P25 distrutto. Potevamo farla subito questa kill, però non ho ben capito cosa stava provando a fare sinceramente. Missione compiuta. Vediamo un pochino i risultati post scontro. Allora, abbiamo guadagnato, abbiamo ricercato qualcosina, ottimo. Compriamo radiatore, vabbè, abbiamo anche ordine tutto fare, la cosa più inutile del mondo. Abbiamo guadagnato 43.690 punti e abbiamo guadagnato 5.383 esperienza. Bene ragazzi, il video finisce qui, io vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima, ciao!